Allora, buongiorno. La storia è questa. Siamo in un periodo di temporali. A Taranto c'è stata una settimana tra temporali, tempo brutto, mare agitato. Insomma, mi chiama ieri mio cugino, così questa è estemporanea la cosa. Mi chiede: guarda Marcello, la settimana prossima, domenica, ho degli ospiti a cena, mi procuri il pesce? E anche ho detto: guarda, ci sono delle situazioni un po' particolari, adesso ci proviamo. Domani volevo scendere da terra, infatti sto scendendo da terra. E non ti assicuro nulla, però vabbè, alla fine sto andando da terra perché comunque il meteo lo prevedeva, non volevo prendere la barca di questi temporali, e vediamo di accontentare mio cugino, ma soprattutto vediamo di insidiare qualche bel predatore, visto che il periodo è questo e la scaduta c'è. Comunque vi porto con me in questa avventura e vediamo se mio cugino è fortunato, no? Ovviamente, visti i tempi, di stare un bel po', infatti mi porto sia un po' da mangiare che degli integratori, esco con la tuga, eccola qua, anche per provare a testarla un attimo in queste condizioni particolari di scaduta. Me la porto e vediamo cosa succede da terra. Anche se la giornata è assolata, infatti sto schiumando, devo dire che effettivamente i temporali sono tutti intorno, quindi si potrebbe comunque verificare anche da previsione, però quando scendo da terra questa cosa mi preoccupa relativamente se non ci sono condizioni comunque estreme di temporale. La cosa è diversa invece con la barca, motivo per il quale non scendo con la barca con i temporali. Spero veramente di poter trovare qualche bella preda per mio cugino, in modo tale che si possa, insomma, sistemare per quella cena, vabbè, a parte quello, soprattutto per poter fare, diciamo, una pescata tranquilla in mare. Rispetto a ieri il mare è calato di parecchio per quanto riguarda, diciamo, la scaduta, e lo vedo anche più pulito, quindi spero di potermi allontanare un po' di più, ma vediamo come sono le condizioni una volta messa la testa sott'acqua. Dai, ci vediamo direttamente lì in preparazione con la tuga e in acqua. Per fortuna l'acqua ha una buona visibilità. Faccio subito dei primi tuffi per vedere di cosa stiamo parlando e mi accorgo della presenza di un bel po' di pesce. Si tratta di cefali che sembrano scappare e muoversi in maniera piuttosto rapida. È probabile che qualche predatore effettivamente stia girando allora. Non voglio bruciarmi subito il primo tiro con il cefalo, anche perché normalmente il cefalo non viene da tutti apprezzato, cosa che invece io faccio, e quindi aspetto ancora un po' e vedo cosa arriva. Ed ecco arrivare i primi predatori. Oh, mi raccomando, non commentate in maniera negativa, oggi devo essere di bocca buona, devo prendere pesci che siano comunque legali, ma anche se non enormi, che rispettino le regole. E quindi arriva la prima riccioletta. Mi sposto un po' di fondale e vado a visitare una zona che una settimana fa mi aveva regalato una bella corvina. Infatti in questo anfratto vicino alla sabbia avevo preso un bel corvo intorno al chilo. Ovviamente non ho fatto un video perché si è trattato di un'unica cattura e quasi quasi invece ve lo faccio vedere adesso. Questo è quello che è successo una settimana fa. Thank you.
insomma, anche questo è un bel pesce. Peccato sia stato l'unica preda in quella uscita, che è avvenuta praticamente a cavallo del tramonto, visto che avevo rubato un paio di ore per poter pescare calasole. Vabbè, comunque, bando alle ciance. Torniamo a vedere quello che succede invece oggi. Le corvine non ci sono, però mi accorgo della presenza di alcuni saraghi molto lontani, abbastanza grossi, che però non hanno nessuna intenzione di avvicinarsi. Però questo è un buon presagio per il resto della pescata. E comunque, di lì a poco, il problema mi viene risolto da questo bel branco di pesci serra, che decidono di venire a cena da Mimmo. Come ho detto altre volte, sono sempre molto cauto nel recupero di questi pesci, perché sono gli unici nel Mediterraneo che possono dare problemi con quell'apparato boccale che si ritrovano. Quindi lo sistemo, lo recupero e lo metto sotto la tuga insieme agli altri pesci. Nel frattempo arriva un'altra riccioletta, e queste immagini sono interessanti per vedere le reazioni che hanno le castagnole, ovvero la mangianza. Vedete come tutte all'unisono si spostano all'arrivo del predatore? Questo è il campanello d'allarme che bisogna sempre vedere o aspettarsi in presenza di predatori. Quella presenza di temporali tutto intorno, instabilità meteo, ha creato l'aumento del mare e del vento, però vedete come reagisce bene la tuga, nonostante le condizioni. Ho nuovamente cambiato fondale, questa volta sono un po' più a largo e ho trovato dei saraghi, quindi faccio il mio solito aspetto e prendo questo bel saragone. Visto le condizioni meteo, decido di spostarmi ancora più al largo, e qui è pieno di meduse, queste grosse meduse bianche. Dall'alto scorgo un bel grotto molto bucato e comincio a cercare anche in tana. E in queste scene mi farò far fesso da un altro sarago che scappa da un buco all'altro e non mi permetterà comunque di scoccare un tiro. Torno su meno fondale e mi accorgo subito della presenza di qualcosa di strano sul fondo. Si tratta di una maschera da apnea. Decido di prenderla, è in ottime condizioni, probabilmente la useranno le bambine quest'estate. Ricordatevi sempre di prelevare quello che trovate in mare, in questo caso potete anche riutilizzarlo. Un favore al mare e il mare mi restituisce il favore, un altro bel sarago viene all'aspetto. Thank you.
Beh, che dire, Mimmo mi sa che è proprio fortunato, mio cugino intendo. Un'uscita da terra con questi pesci non è una cosa molto normale. Comunque è andata bene, diciamo, alla fine di tutto. Giusto il tempo per rifocillarmi un attimo con la bevanda con sali minerali qui sulla tuga, e per poi uscire. Beh, pescata finita. Alla fine, che dire, secondo me la grigliata per mio cugino penso che sia assicurata. Poi comunque c'è ancora un'altra settimana, vediamo che cosa succede, eventualmente questi li congeliamo. Beh, allora, la tuga anche con mare formato si comporta bene, niente da dire. Adesso metto tutto a posto e me ne vado a casa. Allora, proviamo a fare un consuntivo su questa attività. Sono andato da terra con mare già formato e con vento che poi si è alzato a causa, insomma, dei vari temporali. E nonostante questo, la tuga, nonostante fossero condizioni, diciamo, già limite per qualsiasi plancetta, la tuga non mi ha dato nessun problema, anzi, mi ha dato il supporto che mi serviva, con la bottiglia, insomma, sempre disponibile per potermi idratare, il fucile montato al centro se poteva servire, quello di riserva, e all'interno quello che mi serviva a mettere lo mettevo, e comunque non pesava, cioè no, non pesava, nonostante il mare, nonostante questa attrezzatura sopra portata a supporto, lo scafo scivola e quindi non crea grossi problemi, o perlomeno problemi diversi da quelli che potrebbe creare un altro tipo di plancetta, se non addirittura il pallone che in queste condizioni qui, con l'onda e col vento, potrebbe dare addirittura più fastidio, perché fa molto più attrito rispetto a uno scafo rigido. Vabbè, comunque, detto questo, la pescata non è andata male, avevo intenzione di rimanere tanto in acqua perché mi serve un po' di allenamento di questo tipo, e poi penso che mio cugino, insomma, che Mimmo, insomma, sia fortunato, perché insomma almeno in una giornata già secondo me è assicurato quel barbecue. Poi vediamo se da qui a domenica, quando lo farà, verrà fuori qualcos'altro e glielo darò, magari poi si regolerà lui. Va bene, dai, mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, ditemi cosa pensate anche voi della tuga e basta, ci vediamo alla prossima. Oh, scusate, ero così preso dalla fare la chiusa che non mi ero messo neanche la cintura. Mi raccomando, non lo fate, mettete subito la cintura quando entrate in macchina, nonostante abbiate sulla muta. Va bene, ciao. Uè, Mimmo, intanto oggi ho preso questi qua. Quindi c'è un serra, un paio di ricciolette, un bel saragone, un altro sarago. Vediamo, intanto per ora questi li congelo, poi fammi sapere tu, anche perché non ho capito quanti siete. Beh, potrebbero bastare, dai. Comunque da qui a domenica, se esco altre volte, poi ti faccio sapere. Intanto questi li metto da parte. Ciao, amico. Allora, ecco un altro di quei bei momenti di pazzia, perché sono le 4:10, quasi 4:15 di un lunedì in cui non dovevo assolutamente pescare o fare niente, però mi è presa la scimmia e quindi, siccome il tramonto è ancora disponibile, ci sono in giro un po' di nuvolacce, ma il mare dovrebbe essere tranquillo, vado a provare un'altra zona, sempre per integrare probabilmente, diciamo, quella richiesta di mio cugino Mimmo, quindi vediamo come va, se continua ad essere fortunato e se becchiamo qualcosa in queste 2 ore scarse. Una pazzia. Va bene, comunque
non ci vuole mica la scusa per andare a pescare. La visibilità sulla Litorania è davvero spettacolare. L'unico problema è che il sole sta calando e magari le immagini non saranno così nitide, però guardate che acqua. Qui mi faccio prendere un po' dall'emozione perché vedo un Serra che sfila velocemente, forse non si vede nelle immagini. E quindi, siccome ero già concentrato su delle corvine che avevo visto, lascio perdere le corvine per poter prendere il Serra, però mi fa fesso. E allora che faccio? Ritorno a controllare se le corvine magari sono uscite dall'altra parte della tana. E questo è quello che succede. Altro bel pesce per il barbecue di Mimmo, sono proprio contento. Questi pesci sono particolari poi perché non tutti li conoscono, la corvina non è molto nota ai più e comunque è sempre un ottimo argomento di discussione, soprattutto negli eventi conviviali, perché si tratta di pesci particolari, bellissimi, che parlano fra di loro, che hanno gli otoliti che possono essere utilizzati per fare degli orecchini, insomma io me la vendo sempre bene. Per poco tempo a disposizione prima del tramonto non lascio perdere nessuna occasione e cerco di concentrarmi su questo sarago, un bel sarago, che mi sta facendo impazzire da un po'. Alla fine decido di andargli incontro e cercare di sparare con il 100. Non riesco a prenderlo al volo, anche perché sarebbe stato un tiro alla Guglielmo Tell, però ottengo il risultato di farlo finalmente intanare. Quindi prendo il corto e riesco ad avere la meglio. Beh, almeno due bei pesci di rango per il barbecue sono assicurati, oltre a quelli dell'altra volta. Il sole si sta abbassando e mentre mi dirigo per l'uscita ritorno sulla stessa tana delle corvine, ma questa volta, poco probabile trovarle, ci trovo invece dei bei cefali. E sicuramente questa volta però il cefalo me lo tengo io. Come ho detto altre volte, il cefalo viene bistrattato, quindi non viene molto considerato, e allora piuttosto che darlo a mio cugino me lo prendo io perché so di cosa stiamo parlando. Solita ripresa per far vedere il carniere della giornata insomma, di questo paio di ore in mare, e questa volta sono sotto il pallone e subito me ne pento, perché se avessi portato invece la tuga non avrei dovuto faticare così tanto per trasportare tutto il materiale dagli scogli fino alla macchina. Però va bene, quando mi prende la scimmia e vado di fretta non riesco più a ragionare. Beh, mi sa che questa è la fine di questi due video in cui mi sono dato da fare per fare un favore a mio cugino Mimmo, e quindi è andata bene, è fortunato a distanza lui, e quindi i pesci sono venuti fuori per il suo barbecue, adesso li conserviamo fino a domenica, però se qualcosa viene fuori pure tra qui e domenica non si sa mai. Va bene, mi raccomando, iscrivetevi al canale, ciao!
Che spettacolo, mamma mia. Ciao. Bene, è appena andato via Mimmo, mio cugino, al quale ho consegnato i famosi pesci per la cena. Speriamo che vada tutto bene. E adesso, siccome la giornata, insomma, è quel che è, ci vuole una scusa, vado a pescare. E voilà.